no, il World Endurance Championship 2015 è ormai alle porte. Lo sviluppo della nostra vettura è quasi terminato, siamo proprio reduci dall'ultimo test a Paul Ricard svolto la scorsa settimana con le due vetture di F Corse. La numero 51 guidata da Jimmy Bruni e Tony Vilander, la numero 71 guidata da James Calado e Davide Rigon. Siamo confidenti che il nostro pacchetto tecnico sia sufficiente per poter combattere con i nostri competitors. I nostri competitors che chiaramente sono molto agguerriti, in quanto veniamo da due vittorie consecutive nel campionato del mondo, sia nella Coppa Costruttori che nella Coppa Team e nel titolo piloti, e l'anno scorso abbiamo vinto anche la 24 ore di Le Mans. Ci auguriamo di continuare su questa strada, di ripetere gli stessi risultati, pur essendo consapevoli che non sarà facile. Non ci resta che attendere la gara di Silverstone, la metà del mese di aprile, e vedere realmente dove siamo noi e dove sono i nostri avversari.